scritto al direttore generale di Giosia e a seguire al sindaco di Teramo, all'assessore di Rì, al direttore Damari e per conoscenza anche al ministro della salute Schillaci, al direttore della programmazione sanitaria del ministero, professor Cicchetti, e al consigliere Gatti nella qualità di presidente della commissione salute, per dare un chiaro indirizzo definitivo alla ASL sul fatto che, prendendo atto delle determinazioni assunte dal comune e comunicate dal sindaco il 4 aprile scorso, nelle quali si ribadisce la volontà di localizzare a Villa Mosca il nuovo ospedale, no, ho dato l'indirizzo al direttore generale di procedere in questo senso e quindi di dare il via alle attività di progettazione per realizzare il nuovo nosocomio in questo sito, nel sito storico. Questa fase di discussione e di riflessione, però sottolineo, che è culminata da un cambiamento di indirizzo da parte del Comune di Teramo, questo voglio che sia chiaro. Di fatto questo passaggio ha comportato un allungamento dei tempi che ha determinato anche la riduzione della quota di finanziamento attualmente disponibile e la necessità quindi di reperire nuove risorse, per le quali però voglio rassicurare che la interlocuzione, per questo c'è in conoscenza sia il ministro che il professor Cicchetti, che ho sentito su questi temi, con cui l'interlocuzione è sempre molto costante e costruttiva, c'è naturalmente piena disponibilità. La verità è che però, perché il ministero possa finanziare un progetto, e che il progetto esista, noi in passato abbiamo sottoposto alla valutazione del nucleo interno di valutazione, il cosiddetto NIV, del Ministero della Salute, il progetto che era stato dalla ASL prodotto sulla località di Piano d'Accio, che sviluppava un certo investimento e sul quale era stato dal Ministero dato un parere positivo. Dopo quel parere abbiamo dovuto attendere 2 anni, qui entro anche nella risposta all'ultima recente missiva di poco più di una decina di giorni fa del sindaco, respingendo con fermezza le affermazioni contenute in quella missiva. In particolare ci sono 2 cose che non possono passare senza replica puntuale. Una, cioè che dobbiamo fornire le dovute risposte imputandoci mesi di ritardo rispetto alle decisioni. Ricordo che al mese di aprile la giunta neanche era costituita e stavamo ancora in attesa quando lui scrive l'ultima volta, come dire, notificandoci che finalmente il Comune di Teramo aveva assunto una decisione. Ricorderete che io sono venuto a Teramo nel mese di settembre e ottobre 3 volte almeno a sollecitare il Consiglio Comunale e il Sindaco ad assumere una decisione, e quando ad ottobre il Consiglio Comunale si riunì su forte spinta e iniziativa politica del sottoscritto e delle opposizioni in Consiglio Comunale, non è che il Consiglio Comunale avesse preso una decisione, ha preso una decisione condizionata agli esiti dei lavori di una commissione. Commissione che è costituita per volontà, che anche nella sua composizione stessa, per volontà del Consiglio Comunale di Teramo, noi non solo non abbiamo obiettato nulla, accettando che un'altra istituzione decidesse tempi, modi, componenti, qualifiche di chi ne dovesse fare parte, abbiamo nominato i nostri componenti, sia noi che l'ASL, che ci competevano, l'abbiamo persino convocata, perché ci è stato lasciato pure l'onere di farla funzionare e di convocarla, si è riunita nonostante il periodo di campagna elettorale e gli esiti sono arrivati appunto a aprile, e a noi sono stati notificati a primi di aprile.
capirete che insomma, mentre stiamo facendo la giunta, l'insediamento del consiglio e così via, pretendere che a fine giugno, quando il sindaco scrive col dito puntato, sbrigati che ci stai facendo perdere tempo, è assolutamente inaccettabile, perché non abbiamo perso un solo giorno di tempo, anche perché da quando il comune ci notifica che quella è la scelta, credo che sia doveroso da parte sia dell'ASL in particolare, che ha l'onere di poi fare il progetto, che della regione con l'assessore, la nuova giunta e così via, fare anche i necessari approfondimenti istruttori per capire se quell'indirizzo si può seguire tecnicamente e con quale strada. Quindi siamo assolutamente nei tempi, così come respingo decisamente anche questa, proprio un tic propagandistico che gli appartiene, quella di dichiarare che c'è uno sbilanciamento di risorse investite a favore di altri territori, perché sembra che il mestiere di chi fa il sindaco di Teramo sia quello di lamentare la povertà delle risorse ricevute dalla regione a danno della città di Teramo e a favore di altre province. Non è così, e in particolare sul tema dell'edilizia sanitaria forse la differenza sta nel manico, cioè ci sono città e sindaci che hanno indicato con anni e anni di anticipo, in qualche caso come a Basso con 20 anni di anticipo rispetto a quando non si è fatto il progetto, quale fosse il sito dove fare l'ospedale, o hanno addirittura comprato il terreno per donarlo alla ASL pur di avere un ospedale e di indicare con chiarezza dove si facesse il sito, e non hanno aspettato di sapere se l'ospedale era di 4 piani, 5 piani di primo, di secondo, di terzo livello, se c'aveva o no la neuropsichiatria, se i soldi ci stanno tutti e fino in fondo e fino all'ultimo centesimo, cioè tutti questi pretesti per agitare le polemiche. Hanno indicato con chiarezza dove volevano l'ospedale e l'ASL e la regione hanno fatto il loro dovere. E se oggi le città di Arezzano, Lanciano, ASL stanno più avanti di Teramo è perché qualcuno a Teramo ha dormito, perché da quando il nucleo di valutazione del Ministero della Salute ha approvato il progetto di Piano Daccio sono passati 2 anni nel silenzio della città di Teramo, del suo sindaco, della sua maggioranza, 2 anni nel corso dei quali non ha assunto alcuna decisione, non ha né detto sì andiamo avanti su una strada che avevano ampiamente condiviso e indicato sin da lontano 2015, perché la storia parte con una nota del presidente D'Alfonso. In questa nota di poche righe, indirizzata ai direttori generali e per conoscenza all'assessore Paolucci, oggi ancora consigliere di opposizione, si chiedeva di dare entro 5 giorni indicazione dei progetti in via istruttoria che possano